sono bravissima in questo gioco, sono gli altri giocatori che non capiscono mai così. Chiarissimo. Può essere solo una cosa. E poi nello spazio non c'è un sopra, non c'è un sotto. Non va cosa dico, facciamo davanti alla faccia, non va dove mi sono fatto. Ciao a tutti! Giocatori! Giocatrici! E semplici curiosi! Bravi, bravi, bravi! Erano tesissimi! Il più passato! C'era un sacco d'ansia per questo inizio, Albi, ma... Albi gli ha dato un sacco di informazioni tecniche, ma loro erano semplici curiosi, quindi vabbè, vedremo. Non ho sentito una regola, io ero ancora fermo. E quindi noi siamo i giullari e diamo il benvenuto nella nostra mansarda a Picca e Eli, ovvero due nostri carissimi amici. Io e Picca siamo amici da tutta la vita, andavamo a scuola assieme già alle elementari e li abbiamo costretti a venire a giocare con noi a Sky of Stars. Super novità da oggi nei negozi grazie a Gate on Game che ha sponsorizzato questo video. In A Sky of Stars, che noi ci troveremo a dover disegnare delle costellazioni su questo fantastico cielo stellato e gli altri giocatori dovranno capire cosa noi abbiamo disegnato. Sembra tutto semplice, ma vedrete che non è così. No, no. Assolutamente, infatti noi siamo già prontissimi a partire, sì. E prima però chiediamo a Picca se ci dice così lui cosa ne pensa di questo essere qua con noi oggi. Aspetta, non farmi domande a casa, non chiedermi domande niente. Tra pochetto subito. Subito come primissima cosa, ma partiamo così si scioglieranno anche i nostri ospiti, ma abbiamo voluto qua loro proprio perché loro sono effettivamente due semplici curiosi, non sono grandi appassionati di giochi da tavolo come siamo noi o voi che solitamente ci seguite, ma li abbiamo fortemente voluti per giocare assieme a Sky of Stars perché secondo noi è un titolo perfetto da intavolare appunto in una serata tra amici, una compagnia, e allora abbiamo voluto loro per questo motivo. Quindi noi siamo pronti ad iniziare. All'inizio ogni giocatore riceverà una plancetta, un pennarello e 5 carte del proprio colore numerate da 1 a 5 come vedete qua. Noi mescoliamo il nostro mazzetto, l'abbiamo già fatto tutti quanti in realtà prima, ma lo facciamo ancora. Dopodiché, non c'è trucco, non c'è inganno. Giocheremo 3 round e all'inizio di ogni round riveleremo una carta. Eccola qua, la carta che adesso state vedendo anche voi ci dice quali costellazioni noi andremo a disegnare. Quale ciascuno di noi disegnerà dipenderà dalla carta che pescherà dal mazzetto che avete visto poc'anzi. Quindi noi potremmo disegnare o una scopa, che sarà associata al numero 1, la farfalla col numero 2, il fiocco di neve col numero 3, la stella col numero 4 o l'infinito con il numero 5. Quindi adesso ciascuno di noi segretamente pesca dal proprio mazzetto una carta, a caso. La guarda, ok, e dovremo disegnare quella cosa lì che si riferisce al numero che noi abbiamo. Tutto chiaro? Perfetto. Noi giocheremo 3 round, tutti e 3 i round saranno sulla stessa plancia, noi non cancelleremo mai cosa disegniamo, quindi dobbiamo fare attenzione a avere lo spazio per fare tutte e 3 le nostre costellazioni nel corso della partita. Quindi adesso noi scegliamo da quale stella vogliamo partire del nostro cielo e gli facciamo un cerchietto attorno. Io dico che voglio partire da questa. Mua. Vai, fatele, tanto è tutti in contemporanea. Ok. Molto bene. Adesso un giocatore lancia il dado stellare. Vai, Picca, lancia il dado stellare. A seconda del risultato che esce, in questo caso appunto abbiamo la stella, eccola, l'ho girata, la stella a 4 punte, giuro c'era quella, noi dobbiamo andare a collegare una qualunque delle stelle a 4 punte del nostro cielo. Importante, mentre tracciamo la linea dovrà essere dritta, non possiamo passare sopra altre stelle che non siano quella a 4 punte che noi vogliamo raggiungere. Con che scopo? Con lo scopo di cercare di fare quel disegno lì. Chiarissimo! Che noi abbiamo. Molto bene. Ecco, io vengo a collegare questa qua giù. A 4 punte è verde. Il colore delle stelle non... cioè è indifferente per la stella che noi vogliamo collegare, ma ci daranno dei punti a fine partita e poi vedremo come i vari colori. Tutto giusto, sì. Sì, perfetto. Adesso... ho fatto una riga. Vai, Vale, tira sul dado. Si va avanti così finché un giocatore non pensa ad aver fatto il disegno ben fatto e dichiara lo stop. Uffa. Quindi allora, la stella ha tante punte. L'explosions.
quella là. Noi possiamo adesso, dobbiamo collegare quindi una stella explosion a tante tante punte, partendo da una qualsiasi delle due stelle che formano la nostra costellazione. Quindi Picca partirà io da questa o da questa per collegare quella io lì. Sono partita da questa, giusto? Sì, sì, certo. Okay, sì. Okay. Puoi partire da quella che vuoi. Ok. Io molto bene, veramente... Elisa. No, non va bene. Non va per niente bene. Che poi io, ve lo dico, io sono bravissima in questo gioco. Sono gli altri giocatori che non capiscono mai così, Elisa. Quindi metto le mani avanti. Perfetto. Perché faccio delle cose bellissime e gli altri non capiscono mai. Non mi capiscono. Vai, Eli. Ok. Se qualcuno si sentisse poi pronto può... Ah, il buco nero. È arrivato il buco nero. Col buco nero è molto cattivo perché noi andiamo a eliminare una stella dal cielo del giocatore alla nostra sinistra. Quindi io cancello una stella picca, una che idealmente credo gli possa servire. E quindi vengo a cancellarti questa qua. Quindi picca, questa stella qua non la potrà più usare. Come se non ci fosse più. Picca invece cancellerò una me. Occhio, cosa fai? Un'altra. Occhio. Una che vuoi tu. Ok. Muy bien. No, quella va. Va bene. E vai ieri, lancio tu il danno. L'hai lanciato tu. Io. Allora lancio io. Passo. Poi è indifferente. Ah, punto interrogativo. Punto interrogativo è molto positiva perché ci permette di collegare la stella che vogliamo noi. Io avrei proprio collegato quella là, ma qualcuno me l'ha cancellata. Quindi vengo a collegare questa. Mamma mia. Ma se qualcuno si sentisse molto sicuro del suo disegno e dice ok, la mia costellazione tutti capiscono che cos'è, allora potrebbe dichiarare lo stop. Questo lo si può fare in qualunque momento dopo aver tracciato una linea, ma io ancora non lo dico. Posto no, tutti, vai, allora più che lancia il dado, è indifferente chi lancia il dado perché tanto vale per tutti. Quindi, la stella ha 4 punte. Stella ha 4 punte. Dai. Caccia, miseria, caccia. Cioè, io stessa che so cosa devo disegnare, non capisco cosa sto disegnando. Il mio devo dire che è chiarissimo. Anche proprio guarda. Qualcuno vuole dare lo stop? No. Ok, allora vai Vale. Yeah, stella a tante punte. Io la collego stop. E adesso chiamo lo stop. Quindi voi collegate tutti la stella a tante punte. Ok, fatto. Adesso, visto che io ho chiamato lo stop, okay. Tutti potete ancora tracciare una linea verso la stella che volete, se volete farlo, come se fosse uscito un punto interrogativo. Tutti tranne okay. Me. Quindi io vi blocco e magari vi metto in difficoltà perché ancora non avete finito il vostro disegno. Però voi avete in più questa piccola cosa. Ok, della... così si è chiara. Ok? Così, così indovinate subito. Bene. Non ho la più pallida idea. Comunque, va bene. Quindi adesso, a partire da me, gli altri giocatori, senza che io tocco la mia plancia, non posso orientarla come, secondo me, è più comprensibile il disegno, ma la devo lasciare così com'è, gli altri giocatori adesso provano a cercare di capire che cosa io ho disegnato. Mm. Quando penseranno di saperlo, io conterò un 3, 2, 1 e loro metteranno così davanti alla loro faccia, facciamo almeno siamo certi che tutti lo vedano bene, 1, 2, 3, 4 o 5, a seconda di se credono che io abbia disegnato una scopa, oppure una farfalla, oppure un fiocco di neve, una stella o un infinito. Secondo me hai disegnato una sedia. Ma non c'è. Magari hai sbagliato a leggere. O un omino stilizzato, anzi. Si sarà sbagliato. Va bene, va bene, dai, quindi. Ok, vai. Ci siamo? Sì, ci sono. 3, 2, 1. 1, 1. Meno male cosa ho detto, facciamo davanti alla faccia. Guarda, vale, dove ha messo la mano. Scusa, come vi ho detto, 1, 1, 1. Ed era la 1. Sì, era palesemente una scopa in salgina. Sì, era anche proprio quella da giardino. Quella da messa giardino. Dietro quando è già un po'. Messa dietro una sedia. Appoggiato. Sì. Quindi adesso io faccio dei punti, faccio un punto per ciascun altro giocatore che ha indovinato che cosa io dovessi disegnare. E visto che l'hanno indovinato tutti quanti, segno anche il punto in questa casellina con il più uno, che è il punto bonus di questo round. Quindi ho fatto tantissimo. E tutti voi, visto che avete indovinato, fate un punto. Quindi annerite la prima casellina del primo round. Punto. Ah sì, qua era già un po' colorata, ma noi la cancelliamo.
Uno. Qualcuno che non aveva cancellato bene i punti nell'ultima partita, chissà chi è stato. Picca. Io sono sempre molto ligia nel... Vai, okay. Adesso picca. Bello. E chiaramente... Ok, vai. Allora, vai. Scopa, farfalla, fiocco di neve, stella, infinito. Ok. Sono un po' indeciso. Va bene, dai. Ok, conta tu dei 3 ad 1. 2. 1. Stop. 2. 5. 5. Ero indeciso sul 5. Però ho detto non ha disegnato lui e Elisa che sarà infinito. No, ma hai stoppato troppo in fretta il dado. Sarà una farfalla. Ero indeciso proprio tra quelle due, però. Quindi allora picca, fai 2 punti perché in 2 hanno riconosciuto il tuo infinito. Vale e Eli, fate anche 1 punto perché avete capito che erano infinito, io no. Perché non l'ho capito. Era una farfalla che voleva verso l'infinito. Verso l'infinito e oltre. Okay. Vale, cosa... Ok. Vale. Vale, cosa cavolo? Okay. Ce lo guardi da lì, non so che sei meglio, eh? Io ce l'ho qua. Sul monitor. Pronti! Pia. Aspetta. Aspetta! Va bene, vai. Pensa. No, fai 3, 2, 1. Perché tu devi fare sempre tutto diverso? Abbiamo fatto 3, 2, 1. Farfalla. No. Tutti la ma infatti io dicevo so cosa disegnare ma non è quel cioè, no sembra molto una farfalla ma era una fantastica stella. Ah, era brava. Dov'è la stella? Pam 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 poi va bene bravo vai. Quindi Vale non fa punti e noi non l'abbiamo indovinata, non facciamo Bellina punti mazza. E niente di fatto gli altri non mi capiscono. l'ho detto allora Elisa hai fatto una splendida ancora, secondo me. Mm-hmm. Però. Un ragno. Dai, secondo me. Chiaro. Ma secondo. Vabbè, dai, proviamo. Ma non penso, però. Non lo tre, so. 2. Che 3, 2, 1. Via. Scopa. No. Scopa, farfalla, farfalla. Farfalla. Completamente a caso. Va bene. C'è il corpicino. Quindi, e le ali. Ah, ho capito. C'è le costellazioni, bisogna anche avere un po' di... Sì. Quindi Eli fai 2 punti perché in 2 ti hanno indovinato. Quindi io sono stato bravissimo a disegnare, molto non bamba, siamo stati bravi noi a capire cosa tu hai disegnato. Era palese, Adesso riprendiamo quindi la nostra carta, la rimescoliamo nel nostro mazzetto, passiamo al secondo round con una nuova carta, ma non cancelliamo questa costellazione sta lì e noi ora dovremmo andare a disegnare e vediamolo assieme. Boom! Con l'1 un cuore, con il 2 una carota, con il 3 una donna, con il 4 una piramide, con il 5 una tenda indiana, che è molto diversa dalla piramide, si sa. E dalla carota. E anche dalla carota, anche dalla donna. Che è... E quindi nuovamente scegliamo una stella di partenza e mi raccomando noi non potremo intersecare la costellazione che già abbiamo fatto, quindi tracciare una linea che da qui va a lì non è fattibile perché le costellazioni non si intrecciano, quindi noi dovremmo riuscire anche a gestire bene lo spazio. Scegliamo di nuovo quale... Ah, beh sì, magari guardo prima anch'io che numero devo disegnare. Mi sembra una buona idea. Vabbè, benissimo. E vediamo da che stella partire. Le stelle sono tante. Che schifo. Che schifo. Ah, è giusto che mi dimentico. Dobbiamo dare quella di partenza. Partire da questa. Io parto da questa. Ok. Ok. E allora vai, tiriamo, picca da laggiù. Vai, tiriamo il dado. Il dado stellare. E stella 5 punte. Quindi io vengo qua. Ok. E una è fatta. Perfetto. Adesso. Vai, Vale. Dai. No. Cos'è? 5 punte. Noi da stella 5 punte. Allora vengo qui. Però in realtà. Posso fare, no? Così? Sì. Certo. Sì. Certo. Tanto stellare.
Vai ieri. Punto interrogativo, vogliamo. Punto interrogativo, quello che vogliamo, mi piace, che voglio venire qua. Ma io posso dire, per esempio, secondo me io ho finito, perché okay. Voi siete bravi. Ok. Proviamo. Ok, quindi noi se vogliamo... No. Brava, va bene. Un attacco. Cosa? Allora, noi tre possiamo ancora tracciare una linea che vogliamo. E... io faccio... sono un po' indeciso. Però faccio così. Ma... Gli assomigliava di più prima di quest'ultima riga. Vabbè. Allora, proviamo, Eli ha dato lo stop, quindi proviamo. Noi votiamo Eli. Che cosa secondo noi stava chiarissimo. Può essere solo una cosa. Un cuore, una carota, una donna, una piramide, una tenda indiana. Allora, perché... Mi sembra di sembra... Che poi il fatto che noi non la vediamo in una certa... Tu sei più avvantaggiato perché la vedi dalla prospettiva di... Elisa. Qua c'entra. Cosa vedi? Magari Elisa lo guarda da così e io lo guardo da cos'ha. E... Okay. E poi nello spazio non c'è un sopra, non c'è un sotto. Bravo. Oh, che perla di saggezza. Facciamo un applauso a Pink. La maglietta nello spazio. Non c'è un sopra e non c'è un sotto. E nessuno può sentire più urlare. Comunque. Tre cose. Ma sulla terra sì. Quello era il secondo. Quindi, Eli, quando vuoi. Allora, 3, 2, 1, andate. Carota. Cuore. Carota. No. No, non ti è capito neanche tuo marito sul cuore. Era la piramide. Non sei abbastanza dolce, Eli. Era la piramide. Dai, pure, lasciamola pure rivelata questa, questa piramide che no, non, è, non c'era. No. Non c'era la piramide. No. Che delusione, che delusione. Quindi Eli al secondo round non segna punti e noi neanche perché non avevo ancora guardato il posto. Il tuo è bello. Il ma possiamo mio... dire cosa sono o no? Il mio è bello. Sì, è scomparendo. Pensavo fosse si finito. Può cambiare no, perché... un componente. Ho dimenticato Elisa, che anche psicologa, il tuo è bello. Elisa da psicologa stava dando un'interpretazione. Sì. Di... Ah, perché tu con questo hai voluto rappresentare sì, sì. Il tuo sentirti sì. Aperto verso le stelle. Verso l'universo, accogliendo quello che viene. Che era davvero questa stella bello. Gialla che davvero va bene, quindi ci siamo dopo... Allora 3, 2, 1 via. Devi votare cosa ho disegnato. Mi sto io pensando. Pensando ok, ci sono completamente affascinato da cosa ha visto questo non quello. Di avevo proprio tocca a me. Ok, vai. Okay. Ci siamo? Sì. 3, 2, 1. Cuore. Donna. Donna, no, carota. Tre, quante dita sono? 3. Donna e carota. Quindi meglio di prima perché almeno uno mi ha indovinato ed è Vale che ha riconosciuto. È un cuore. Perché, no, perché dovevo ancora andare lassù, no, poi perché... venire giù, no. E poi però tu hai chiamato lo stop ed è stato... No. Quell'ultima riga effettivamente mi ha... Sembra una corona, ma... La... Quindi io faccio un punto perché Vale mi ha indovinato e un punto lo fa anche Vale. Picca e quello laggiù, vero? Molto perché bene. Ero... poteva essere uno dei due. Secondo me è una farfalla dell'infinito. Anche. Uno scarpone da sci. Allora, mamma picca. Mia, va bene. Io ho una si mia teoria. Di piramide. Ho una mia teoria. Vai, ci siete? Vai. Sì. 3, 2, 1, via. Cuore. Yeah! Cioè, erano identici, Albi, non potevi non... Cioè, Però perché il mio non avete votato cuore, allora si erano identici. Si erano identici e avete votato solo picca perché siete attivati. E quindi segniamo fatti 3. Esatto, noi segniamo... Ma noi... 3 più Vale, Eli e me segniamo un punto, picca ne segna i 3 più 1 del punto bonus, siccome tutti l'hanno azzeccato, bravissimo. Ah, io l'unico che l'avevo nascosto. Ragazzi, qual è? Questa. Con... In più hai fatto ancora una cosa. Allora. Ok, ok. Sì. È quello. È quello. Può essere quello. Solo quello. 3, 2, 1. Piramide.
piramide. È una piramide. E quello era in prospettiva. La penna. Ah, io pensavo fosse l'entrata della tenda. No, no, Vale ha fatto la proiezione ortogonale con quello tratteggiato dietro che non si vede, che c'è le medie. Quindi io segno un altro punto. In due. Ok. E vale due punti e lì niente. E quindi passiamo al terzo e ultimo round di gioco. Rimescoliamo il nostro mazzetto. Ah, non l'ho mostrato, ma era così. Era la piramide. Mostriamo. Rimescoliamo il nostro mazzetto, riveliamo la nostra ultima carta. Boom! Eccola qua. E quindi dovremo disegnare in questo round una tazza, oppure un dirigibile, oppure una barca, oppure un panino, oppure un lucchetto. Di bene in meglio proprio. Un panino col formaggino e il fantasma. Aiuto! Mamma mia. Allora, adesso abbiamo solo più una piccola porzione di cielo da poter usare. E lì ne è di più, sei stata saggia. Ti sei tenuta più cielo. Però... però fa tristezza. Partiamo da qua. Io parto da lì. Massimo, dai. Provo. Anch'io, proviamo. Dai. Controlliamo giusto per... Io so già di vincere. No. Le certezze della vita già. Sono tutte già. Lanciate pure il dadozzo. Boom. 4 punti. Stella a 4 punte. Ecco, l'unico che... Ma si può? Ma si può? Sì, lo so. E vengo qui, ma non era quello che volevo fare. Uffa. Vai pure. Posso andare? Vai, cioè, vai. Sì. 4 punte. Molto caspita. Ma molto bene. Molto bene, no. Cos'è molto sta roba? Cos'è sta roba? Allora, pronti? 5 punte. 5 punte. E ora mi serve un po' di meno. 5 punte. Mi serviva... Vabbè. Veniamo su questa. 5 punte. Ok. Vai, picca. E... Oh no! Ma dai! Allora, io picca cancello questa. Così impara. Io? Non è un problema. Non è un problema. Lisa. Cancello questa. Vale, cosa stai prendendo? Questa qua. Sì, questa qua. Va bene, dai. Quella l'hai cancellata a me? Dov'è? Questa? Ah, ok. Quella lì. Ok, ok. Ok, quindi vai picca. Tocca picca. Dado? Hai tirato il buco nero. Hai tirato tu il buco nero? Ah, no? Sì. Pensavo sei stato... No! No! Il bantello. Disastro. Sarà impossibile questa. No, quella non la picca. Questo so che sarà il mio primo e ultimo video. Vale, non ti metterà mai più. Cavolo, guarda. Che meraviglia. Che schifo. Stella a 5. Oh mio, oh mio. Mal prese. Eh sì. Io... Non ha proprio più nessun senso sta cosa, secondo me. Essere molto bravi. Ah, Miteo. Ma te sono le tue, scusa? Ah, bello. Molto bello. Non ci voleva questo qua. Molto bello, okay. Molto bello. Scappiglio assolutamente niente. Tocca a me? Sì, se nessuno chiama lo stop, direi di sì, ma... 4. Stella a 4 punte. Quindi questo non lo posso fare perché passo su quella. Ma per carità. Facciamo così, va. Io qua ci passo sopra. Su quelle cancellate puoi passare, perché sì? È come se non esistessero più nel tuo cielo. Ah, beh, molto bene allora. Ti ho aiutato allora. Sì. Bene. Vai, chi tocca, lanciamo il dado, nessuno stoppa. Vado io. No, no. Dove vogliamo? Bello il punto interrogativo, dove vogliamo. Allora io faccio così. E nessuno chiama lo stop. No, non fammi neanche tu, ti prego. Vabbè, tanto dai, stop. Lo chiama picca bene. Perché io volevo ancora fare una cosa. Ma dobbiamo fare ancora una cosa? Se vogliamo, sì. E io la posso fare perché quella stella mia era stata cancellata e quindi posso passare. Io chiudo così. Io non so. Boh, vediamo. Quello hai fatto eri questo di qua. Sì, però. Ok. Bah. Vale sembra di nuovo uguale al primo che hai fatto. Il tuo. No, è un po' più
di un cuore, di nuovo, quindi una farfalla. Non farfalla. Al tuo. Allora, quindi ha chiamato Picca lo stop. Che hai fatto quello la grande là. Ok. Quindi può essere una tazza, può essere un dirigibile, può essere una barca, un panino o un lucchetto. Ma io un'idea ce l'ho. Io un'idea ce l'ho. Quindi quando sei pronto, Picca, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Stop. Dirigibile. Lucchetto. Lucchetto. Perché sembra un palloncino che vola e quindi più un dirigibile. Bah! Ma dove? Dai, questo non c'entrava niente. Cioè, ah, bravo, allora bravo che l'hai disegnato. Non l'avevo scelto. Non c'entrava niente. Il ma... due l'abbiamo capito. Quindi 2 più 2 segniamo io e te. Un punto te nel terzo uno. Round. Ah, uno. Ah, scusate. E Picca se ne segna 2. Ok. Ok. E Picca ne segna 2. Vale, allora, vai. E questo? Quello là. Quindi cos'è? Una tazza, un dirigibile, una barca, un panino, un lucchetto. Vale. Chiaramente, è chiarissimo. Non è affatto chiaro. Un muletto chiaro. Con okay. Una tazza sopra. Ah, ho capito, Vale. Ho tu capito. Sei capito come quello di Picca. Siamo fuori. Allora. Vado, Vai. 3, 2, 1. Barca. Lucchetto. Brava Elisa. È un lucchetto aperto. Questo qui chiudi e si chiude. Brava Eli. A me invece sembrava tipo la polena della nave davanti l'armi che sì, non sì. Sembra quello. Ma non dire più ho capito. Tu hai un'idea. Forse perché quindi questo io numero uno, io anche uno. Però sembrava più una barca che un lucchetto se in due hanno votato okay. La barca comunque. Io continuo a dire muletto. Eli. Elisa, cosa hai fatto? Scusa, il recinto sì. Con le mucche. Le pecore. Dai, proviamo. Allora, siete pronti? Sì. 3, 2, 1, via. Tazza. Panino. Dirigibile. Panino, bravo. Oh, vai. 14 quando si anni per indovinare un panino. Si tratta di cibo. La ricolori. E quindi Eli segna un punto e Picca segna un punto. Eh sì, perché poi c'era qua in mezzo il salame. Bravo, in mezzo. Bravo. E invece a me qua sembrava il manico della tazza, qua al sopra e qua al sotto della tazza. Ah, tutto il mito. Pensavo l'occhietto, quello era fatto troppo grosso. E quindi, era quindi questo qua, secondo me, è no. Fatto benissimo. Sì, un appendiabiti. Come ha fatto aperta, benissimo. Una casa. Ma dai. E anche il palloncino. 3, 2, 1. Votate. E lì ho messo il 4 panino? Sì. Brava Elisa, era palese. Oh! Aveva anche lo stuzzicadenti piantato nel panino. Era per farvelo capire. Ah, grazie. Ci sono proprio partito dall'idea: faccio il panino con lo stuzzicadenti piantato. Zero. Però certo. Faccio il mio primo punto. Bravo. E Eli anche fa un punto. E adesso è finita la nostra partita. Ma prima di contare i punti. Ma prima di contare i punti, vediamo ancora chi ha. Fatto questi punti bonus finali, ovvero chi ha collegato, chi ha utilizzato nelle sue costellazioni il maggior numero di stelle blu. Per esempio io ne ho utilizzata 1, 2, 3 e basta. 2, 3, io sono 6. Ulla, che esagerato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io 3. E quindi Picca ti fai una crocetta sulla casellina blu e indicare che farai un punto aggiuntivo perché sei quello che ha usato più blu. Rosse, io ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 5. Yes, lo faccio io. In caso di parità, tutti i giocatori coinvolti nella parità segnano il punto. Verdi, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Più verde di invidia perché hai giocato male, allora vuoi rubarci i punti perché non hai disegnato un panino bene come me. E gialle 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Elisa segna un punto bonus. Albi, adesso mi sa che qua sommiamo succede tutti... una cosa allora, ancora mai successa. Non vi abbiamo detto, ma tutti gli ospiti che sono venuti a fare un video con noi hanno sempre perso.
Molto bene. Molto bene. Qua mi vediamo, sa che... Vediamo. Che invece... Io faccio schifo perché faccio 3, 3, 6, 7, 8 punti. Io faccio 10. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Credo. Io faccio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, picca la rivalda. E quindi vince Picca! Matteo! Io mi dovevo invitarlo qua, ma c'è 30 anni di amicizia che è quella di base. 30 anni di amicizia, Elisa si è fatta. Giocato un tipo me. Bravo Picca, va bene, bravo Picca. Quindi ha tolto il primato? Ci ha tolto il primato. Doveva venire, Picca a vincere. Vabbè, comunque questo era a Sky of Stars, che come vedete può vincere anche Picca. Chiunque. Più facile di così. Quindi un gioco veramente secondo noi adattissimo a tutti quanti. Vi ricordiamo che se lo volete avere qua sotto in descrizione trovate un link dove potrete anche voi ordinare la vostra copia di A Sky of Stars, che vi ricordiamo da oggi è in tutti quanti i negozi. Noi come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Picca e Eli per esserci venuti a trovare, aver giocato e essersi divertiti assieme a noi. Vi ricordiamo che attiva la nostra pagina su Patreon e quindi se volete darci una mano a continuare a crescere potete cliccare qua in alto tra le schede oppure sotto in descrizione. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciateci un like, commentate e condividete questo video con tutti quanti i vostri amici. Ma seguiteci anche su tutti gli altri nostri social, ovvero Facebook, Instagram, Twitch e il canale Telegram. Lasciate qua sotto un commento anche per ringraziare il nostro fantastico regista Damiano e per fare anche i complimenti a Picca, che si merita per questa sua grandissima vittoria. Seguirà Iban. Così, ciao. Non mai. E infine vi ricordiamo che qui a Casa Giullari... Aspetta, non ve l'abbiamo detto, cosa facciamo? Si gioca per giocare tutti assieme, quindi fate la hashtag e dite si gioca per giocare, ok? Quindi vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare! Molto spontaneo, i giullari Picca e Eli vi salutano e come sempre che il gioco sia con voi! Ciao! Dimmi te se sto pirla dove mi vince! Dimmi te! Ah, non ha registrato Picca!